Ma chi è il narcisista perverso? Il narcisista perverso è un individuo, uomo o donna che sia, che si è costruito sul vuoto lasciato da una struttura emotiva del tutto innaturale. A partire da questa realtà, sulla quale lo stesso non ha alcuna influenza, il narcisista perverso deve riuscire a sviluppare una personalità potente che lo protegge dal vuoto siderale di questo io che non ha mai potuto diventare adulto. Da questa immaturità deriva un comportamento incentrato al 100% su se stesso, giustificato dal fatto che ne dipende la sua sopravvivenza. La manipolazione, le bugie, il narcisismo, le mistificazioni, le imposizioni e altre astuzie del manipolatore narcisista sono soltanto i mezzi indispensabili alla sopravvivenza stessa del personaggio che si è creato e che è del tutto artificiale. Sono gli unici modi che ha a disposizione per proteggersi dal vuoto siderale che lo inghiottirebbe se prendesse consapevolezza della sua vera condizione. Il suo destino è pertanto un tentativo disperato di evitare il vuoto e di conseguenza la morte. Il narcisista perverso è condannato a conservare costantemente l'immagine grandiosa che ha di sé e che costituisce l'unica protezione alla sua angoscia. Per lui è questione di vita o di morte. Possiamo quindi capire che vive in uno stress profondo e costante, del quale ne ha la pena cosciente, ma che fa sopportare a chiunque gli è vicino. E a tal proposito, possiamo dire che il narcisista perverso è un essere negativo, è un maestro della manipolazione. L'unico obiettivo è di preservare la propria immagine e ben presto diventa esperto nell'arte della menzogna. Questa costituisce per lui una seconda natura. Mentire è un'arte di vivere che assimila fin dalla più tenera infanzia. È importante capire che il manipolatore narciso non possiede la stessa visione del bene e del male che accomuna la maggior parte degli esseri umani. Per lui, detta legge, solo il suo desiderio di fare del male, di distruggere tutto il resto, è un ostacolo da spazzare via. Il fine giustifica i mezzi e li determina, a prescindere dalle conseguenze. Pertanto, qualsiasi tattica sarà buona per ottenere quello che vuole. Lavoro, automobile, partner, denaro. Potere. Vuole il successo ad ogni costo, senza scrupoli talvolta e anzi la maggior parte a discapito degli altri. Questo è l'unico codice d'onore e di condotta che egli si sente assolutamente legittimato in questo spaventoso comportamento. Gli altri ai suoi occhi sono soltanto dei burattini, degli oggetti al suo servizio. Si autorizza quindi a infliggere qualsiasi cosa alle sue prede. Per il narciso manipolatore l'importante è averle in pugno, infliggendogli tutte le punizioni e umiliazioni possibili. Solo in questo modo si sente un dio. Spero di esservi stata utile. Se volete contattarmi, mi trovate logicamente qui sul mio canale YouTube. La mia mail è paolafendi@gmail.com. Alla prossima, un bacio a tutte.